In base a come pensiamo alle nostre vacanze, noi possiamo vedere realmente in noi stessi che cosa desideriamo vivere durante il tempo delle vacanze. Quello che una persona, un giovane o adulto veramente vuole, lo capisco non dal lavoro, dallo studio, cioè da cose che sei obbligato a fare, dalle convenienze o dalle necessità sociali, ma solo da come si usa il tempo libero. Se un ragazzo o una persona matura disperde il tempo libero, non ama la vita, è sciocco. La vacanza, infatti, è il classico tempo in cui quasi tutti diventano sciocchi. Al contrario, invece, la vacanza è il tempo più nobile dell'anno, perché è il momento in cui uno si impegna come vuole, col valore che riconosce prevalente nella sua vita, oppure non si impegna affatto con niente e allora appunto è sciocco. Questo penso che sia anche un metodo e un criterio per vedere noi veramente quanto siamo affezionati a quello che abbiamo incontrato, cioè se anche nelle vacanze, nella proposta di fare delle vacanze insieme con degli amici, ad andare in un posto bello, a cosa tendiamo? Cosa desideriamo vivere in quei giorni lì con quegli amici in quel posto? No? Si capisce col valore che diamo a quella vacanza lì. Però Don Giussani ci mette anche in guardia, perché ci dice: normalmente il tempo delle vacanze è il tempo in cui uno invece non si vuole impegnare con niente. La vacanza è il momento di relax assoluto in cui non devi pensare a niente, non c'è niente che ti deve far stancare perché è il momento di ricaricare le pile, no? E si diventa sciocchi in questo modo, perché è chiaro che il riposo è importante, ma va anche paragonato con ciò che veramente ci fa riposare. Don Giussani prosegue e dice: la risposta che davamo ai genitori e agli insegnanti più di 40 anni fa ha una profondità a cui essi non erano mai giunti. Cioè il valore più grande dell'uomo, la virtù, il coraggio, l'energia dell'uomo, il ciò per cui vale la pena vivere, sta nella gratuità, nella capacità della gratuità. E la gratuità è proprio nel tempo libero che emerge e si afferma in modo stupefacente. Il modo della preghiera, la fedeltà alla preghiera, la verità dei rapporti, la dedizione di sé, il gusto delle cose, la modestia nell'usare della realtà, la commozione e la compassione verso le cose. Tutto questo lo si vede molto più in vacanza che durante l'anno. In vacanza uno è libero e se è libero fa quello che vuole. Quindi guardate anche Don Giussani che aiuto concreto che ci dà. Cioè, durante il tempo libero, durante il tempo delle vacanze, può essere proprio il momento in cui possono uscire queste cose. La preghiera, la fedeltà alla preghiera, la verità dei rapporti, la dedizione di sé, il gusto delle cose, la modestia nell'usare della realtà, la commozione e la compassione verso le cose. Tutte queste cose qua è possibile sperimentarle durante le proprie vacanze.